Nata come casa del jazz, inteso come improvvisazione, oggi la centrale Montemartini risulta essere sempre di più una realtà concreta per la capitale, un luogo di sperimentazione culturale, punto di incontro per molti giovani. Per questo, dopo l'iniziale successo, si riapre la stagione dei concerti. Ogni venerdì e sabato sera, a partire dal 4 marzo fino al 16 aprile, la musica torna ad animare le serate della centrale Montemartini. Incanto Mediterraneo è la nuova scommessa dell'amministrazione capitolina, un'operazione a zero che propone un ricco calendario di appuntamenti a cui parteciperanno interpreti della tradizione musicale mediterranea, dal sud Italia all'Albania, dal Marocco alla Grecia, fino ad arrivare al Medio Oriente. Perché il Mediterraneo è un mare che divide, però è un mare che unisce, perché le sonorità del Mediterraneo si assomigliano tutte. La Sicilia assomiglia al Nord Africa, il Nord Africa chiama la Grecia, poi c'è Cipro. Insomma, è un grande lago salato, come piace definirlo, che tra tante differenze, del resto siamo tutti figli di differenze, però mette insieme anche un concetto di grande unità. La centrale Montemartini, un disaccordo armonico, come la definisco io, straordinario, l'antico e il moderno che si confrontano oramai da qualche anno, brillantemente per i risultati che ci sono, dà vita anche quest'anno a una terza rassegna straordinaria che vede Roma, cuore del Mediterraneo, impegnata a fare da baricentro culturale di tutti quelli che saranno concerti che racconteranno la storia dei paesi che vengono rappresentati. L'obiettivo è quello di diffondere attraverso le note musicali le nostre antiche tradizioni alla riscoperta di un'identità culturale che però si deve costantemente mettere a confronto con le altre realtà che popolano il mondo. Integrazione tra le culture, questa è la grande sfida della centrale Montemartini e della rassegna Incanto Mediterraneo che partirà il 4 marzo con il concerto di Ambrogio Sparagna e Peppe Servillo. Sono canti che appartengono alla grande tradizione del canto popolare italiano, che si intrecciano anche con le storie di grandi autori, in particolare la tradizione napoletana, la tradizione anche dei grandi interpreti.